Ciao ragazzi, ben ritrovati. Finalmente ho trovato il tempo per mettermi a visionare tutto il materiale girato durante gli eventi con gli iscritti che si sono tenuti questa primavera. Oggi utilizzerò le immagini più belle per raccontarvi un po' com'è andata, sia durante l'escursione che durante il workshop, ma anche durante le varie sessioni del mio corso di tecniche di sussistenza primitive. Ho scelto questa forma del racconto a posteriori perché mettermi a parlare, a spiegare, ad impostare un video sul momento durante gli eventi sarebbe stato impossibile. La mia attenzione era ovviamente focalizzata sui partecipanti, quindi sono riuscito a malapena a fare qualche inquadratura a caso. Prima di passare al racconto vero e proprio di ciascuna esperienza, lasciate che me la tiri, almeno per questa volta. Una volta ogni tanto ci vuole. Lasciatevi dire che questi eventi sono stati un vero successo, sia perché me li sono scritti, preparati, organizzati per bene, mettendoci tanto impegno, sia perché i miei iscritti sono leggendari. La partecipazione è stata massiccia, tanto che sono riuscito ad avere il giusto numero di partecipanti per ogni giornata. Abbiamo fatto sold out sull'escursione. Per quanto riguarda il workshop, ne ho avuti 9 su 15, però mi sono reso conto a valle dell'evento stesso che per una cosa di quel tipo lì, per fare bene una cosa di quel tipo lì, il numero giusto di partecipanti è, ecco, una decina, quindi è andata bene così. Poi devo dire che i ragazzi e le ragazze sono stati veramente simpatici e alla mano, ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo fatti un sacco di risate. Io sono un poveraccio di introverso, ormai lo sapete, ho difficoltà a relazionarmi con persone che non conosco. E mi imbarazza stare al centro dell'attenzione e via dicendo. Ecco, devo dire che i miei iscritti sono stati in grado di mettermi subito a mio agio, quindi evidentemente mi conoscono abbastanza bene. Vi ricordo ragazzi che sostenere il mio canale è semplicissimo, basta iscriversi, lasciare un like se i video vi piacciono e magari lasciare anche un commento per farmi capire che i contenuti sono di vostro gradimento. Qualora voleste fare di più, in descrizione trovate il link per donare 1 euro per aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni, nonché il link della mia pagina influencer di Amazon. Detto questo, partiamo a bomba col video. Oh, sento qualcuno che è già stato la bocca piena? No. Il peggio l'ho portato io. Grazie. Che imbarazzo, guarda. Veramente. Scusateci. Quando ho organizzato l'escursione con gli iscritti ho subito pensato alla Tuscia come meta, perché è un territorio bellissimo e un territorio che amo. Quindi ho chiamato la mia amica Elisa, che fa la guida ambientale escursionistica e opera proprio in Tuscia. Insieme abbiamo deciso di portare i ragazzi a visitare la piramide etrusca di Bomarzo e le cascate del Fosso Castello. La notte prima dell'escursione, anzi diciamo la mattina presto, ha fatto un bel acquazzone, quindi quando siamo scesi nella forra passando per un'antica strada etrusca, il gruppo ha subito sperimentato una delle superfici più scivolose dell'universo, il peperino bagnato. Siamo arrivati alla piramide, la vedete qui, Elisa sta spiegando. La piramide etrusca di Bomarzo è uno dei monumenti antichi più misteriosi della Tuscia. Era probabilmente una sorta di grosso altare utilizzato per cerimonie religiose. Completamente sconosciuta fino a qualche anno fa, è stata riportata in auge da un allevatore del posto, Salvatore Fosci, che l'ha scoperta, l'ha riscoperta grazie a delle indicazioni date dagli anziani del posto e ha ripulito tutto quanto il sito dalla vegetazione che ormai aveva preso il sopravvento, in modo da renderlo fruibile agli escursionisti, ai visitatori. Tra l'altro sul sentiero abbiamo incrociato Salvatore in persona, che ci ha raccontato un po' la storia del luogo, la storia del suo rapporto con le antichità di Bomarzo. Sulla via per Santa Cecilia abbiamo fatto tappa presso i resti di un'abitazione rupestre chiamata La Finestraccia. Papà? Noi. Papà?
siamo sul sito di Santa Cecilia, che personalmente è il mio preferito. Parlo piano perché è sempre Lisa che sta spiegando. Il sito di Santa Cecilia è il mio preferito tra quelli presenti in zona. Si tratta dei resti di una chiesa del 1200 che a sua volta era stata edificata su ciò che rimaneva di un edificio di culto più antico, risalente al VI-VII secolo. Nelle immediate vicinanze sorgeva probabilmente un cimitero, perché sono presenti diverse sepolture, sia a sarcofago sia a loggetta, ossia delle semplici tombe antropomorfe scavate direttamente nella roccia. Questa escursione è stata tutta un saliscendi, infatti siamo tornati sulla sommità della Rupe e con la Torre di Pasolini in vista siamo lentamente ridiscesi verso la valle del Fosso Castello. Siamo arrivati al Fosso Castello, adesso lo risaliremo fino alle cascate. Anche dal punto di vista naturalistico, secondo me la zona è particolarmente ricca. È evidente la differenza nella tipologia di vegetazione che cresce sulla sommità della Rupe rispetto a quella che invece cresce sul fondo, vicino alle sponde del torrente, dove c'è tantissima umidità e dove il sole non arriva quasi mai. Lasciate le cascate, con la Torre di Pasolini ormai molto vicina, abbiamo cominciato a capire che probabilmente il tempo stava leggermente cambiando. In pratica abbiamo concluso l'escursione con la pioggia, ma questo non ci ha minimamente spaventati perché eravamo ben organizzati. Molto ben organizzati. Molte voi. Io devo portare a casa con tutto il corteo. Ecco, basta. Quella è la fodera. Un paio di settimane dopo si è tenuto il workshop sul campeggio essenziale, un incontro di una giornata durante il quale ho cercato di trasmettere ai ragazzi una serie di nozioni e di consigli basati sulla mia esperienza nell'attività all'aria aperta. Il mio obiettivo era di fornire ai partecipanti delle conoscenze teoriche, ma soprattutto pratiche, utili a migliorare fin da subito la qualità delle loro uscite. E considerate che già le persone mi stanno scrivendo, mi stanno mandando delle fotografie delle loro esperienze all'aperto dove mettono in pratica le nozioni viste durante il workshop, e questo mi fa veramente molto piacere. Prima di iniziare col programma vero e proprio della giornata, ci ho tenuto a fare una breve introduzione per parlare degli aspetti legislativi e della sicurezza nelle attività outdoor, due argomenti molto discussi che secondo me bisogna quantomeno menzionare quando si parla di campeggio essenziale. Abbiamo poi parlato del rifugio, dell'importanza di avere un buon rifugio quando si passa la notte all'aperto, ed abbiamo esaminato sia la tenda che il tarp. Abbiamo visto le varie tipologie di tenda e come montarla nel modo e nel posto giusto, e abbiamo visto come allestire velocemente un rifugio di fortuna con il tarp, come allestirlo bene in modo che rimanga stabile anche in caso di vento e che non svolazzi troppo durante la notte. Uno degli argomenti che personalmente ritengo più interessante, più affascinante quando si parla di bivacco e di campeggio è quello riguardante la trasmissione del calore e le strategie per proteggersi dal freddo qualora ci si trovi a passare la notte a temperature molto basse. Ecco, abbiamo accennato un po' di teoria della trasmissione del calore e abbiamo parlato di come scegliere correttamente il materassino e il sacco a pelo, che sono i due oggetti, che due pezzi dell'equipaggiamento che hanno il compito di farci passare una nottata confortevole.
Ah no, questi sono meglio. Questi qua sono. Qua, ma penso che qualcuno ce l'abbia un po' in mano. Non poteva mancare un ampio spazio dedicato al fuoco, perché raga, parliamoci chiaro, il fuoco è ciò che rende magico il campeggio. La sicurezza e il rispetto dell'ambiente però vengono prima di tutto, quindi anche qui ci ho tenuto per prima cosa a spiegare ai ragazzi come accendere un fuoco in sicurezza laddove consentito. Abbiamo esaminato vari metodi di accensione, tra cui uno che a me piace moltissimo e che ho utilizzato tantissimo questo inverno, che non prevede nessun tipo di attrezzo per processare la legna, nessuna tecnica particolare, prevede semplicemente l'utilizzo di rametti di varie dimensioni e un innesco. Stai vivendo perché l'ho dovuto certo che faccia una botte qua. È andato un momento super quacca, sopravvivenza, una bomba. Ma lo lasciamo uno spazio? Sì, davanti. Qua è sufficiente? Sì. Filalo bene sotto, mm-hmm. Bene, bene sotto, tienilo finché puoi. È finito, là. Ha preso? Sì, sì. Preso. Apri a botta. Già che abbiamo parlato di fuoco e quindi di legna, non potevamo non parlare di attrezzi da taglio. Quindi ho mostrato ai ragazzi alcune semplici tecniche che utilizzo durante le mie uscite e che consentono di utilizzare in sicurezza e in maniera efficiente sia il coltello che il seghetto chiudibile che l'accetta. Ha preso confidenza ormai. Ormai fa occhi chiusi. Vai. Ho tutta la settimana a far legna. Per concludere, abbiamo parlato brevemente di cucina outdoor e abbiamo esaminato le varie tipologie di stoviglie, di sistemi di cottura e di pasti che il mercato mette a disposizione. Per quanto riguarda il corso di tecniche di sussistenza primitive, ragazzi, sarò breve, vi dico solo che ho avuto diversi corsisti, di più di quanti ne avevo preventivati, e questo mi ha reso molto felice perché questo corso è una mia creatura, è un qualcosa su cui ho investito tanto tempo, tante risorse, tanto studio, e vedere che ci sono persone interessate a questi argomenti, persone che scelgono di farsi raccontare la preistoria da me e che non rimangono deluse, è veramente una grande soddisfazione. Vi racconto giusto un episodio: uno dei corsisti si è portato il suo ratto domestico, un animale veramente simpatico, e ho avuto la possibilità di scoprire un sacco di cose riguardo questi animali che sono veramente particolari. E per farvela breve, abbiamo confezionato delle mini coperte di lana per questo ratto, di cui non ricordo il nome, perdonatemi, utilizzando dei telai rudimentali. Questo è il bello di fare dei corsi dal vivo su argomenti di nicchia, non si sa mai chi ti capita davanti, e devo dire che nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere un sacco di persone interessanti e di vivere delle esperienze particolari che difficilmente scorderò. E niente raga, siamo arrivati alla fine di questo video. Che cosa posso dire? Ho avuto la prova che YouTube non è fatto di numeri, è fatto di persone. Riuscire a coinvolgere queste persone, a farle incontrare, a fargli passare del tempo di qualità insieme è, secondo me, l'utilizzo migliore che si possa fare di un social network. Io ho la possibilità di fare quello che mi piace, di trasmettere un messaggio positivo, ho tanta gente che mi segue e che mi apprezza, e per questo mi ritengo molto fortunato. Commentate qui sotto per farmi sapere se il video vi è piaciuto. Se vi piacerebbe partecipare ad un evento organizzato da me, c'è sta uno che sta a fare i funghi, e che cosa vi piacerebbe fare durante questo evento, sia mai che decida di replicare. State bene, grazie mille a tutti voi e ci vediamo presto.